Un saluto da Cagio Rosso, ragazzi, buongiorno, come state? Allora, eccoci qua. Dopo 3 giorni ho dovuto aspettare un po', anche perché tiro un po' avanti, nel senso che ora c'è la sosta, quindi c'è da parlare ben poco, a meno che salvo di qualche notizia bomba, notizia flash delle ultime ore. E quindi niente, questo video è incentrato sulle pagelle dell'Aquila, tanto che non portavo questo format, perché comunque i risultati erano poco e niente. Però devo anche capire i ragazzi, non soltanto l'allenatore, quindi insieme a voi vediamo di capire un po' la situazione. Ora, come detto, è un po' un mix, e volevo portarvi anche il Catanzaro Modena il giorno dopo, però il grosso, il succo ve l'ho già detto nel post partita, vi invito ad andarlo a rivedere se ancora non l'avete visto. Ma prima vi chiedo like, visione, commentate, vedete, iscritto al canale, non mi ricordo più. Detto ciò, voglio appunto fare un mix, comunque oggi portare anche le pagelle dell'Aquila. Attualmente, ragazzi, però non vedete da me un Caserta in, un Caserta out, anche perché è stato uno dei primi a sostenerlo, e in parte sono ancora convinto di questa cosa, che ci vuole tempo, perché la cosa è molto difficile con tutta la rivoluzione che c'è stata. D'altro canto, risultati, ma soprattutto identità di gioco, non stanno venendo fuori e sta pesando sul contesto Caserta, come già ve ne ho accennato e parlato. Qui a parte mia, in questo momento vedrete, come ho sempre fatto, analizzare partita per partita per partita, momento per momento per momento, perché sono fatto così, perché cosa trovo a dire ok Caserta in e poi retrocediamo, cosa trovo a dire ok Caserta out e poi boh, magari facciamo male lo stesso. Quindi cerco un po' di analizzare il momento, e quest'oggi tocca un po' ai ragazzi, perché chi va in campo poi sono loro, ovviamente chi li mette, come vengono scelti, come vengono posizionati, non sono io. Chiusa questa premessa, andiamo con Pigliacelli, che io sinceramente il suo lo fa 5 e mezzo, bisogna dargli la bocciatura. Lo vedo un po' il colpevole sul primo gol, perché comunque noi la marcatura e il posizionamento c'era. È un gol idiota, ma l'abbiamo preso. Complimenti al giocatore del Modena, che ha trovato l'unico buco che poteva trovare. Vabbè, e su questo mi sento dare colpa. E piacere neanche sul secondo gol, cosa poteva fare? Si è ritrovato a cos'era, 56esimo, non mi ricordo neanche più il tempo che era, in un contropiede che neanche fossimo all'ultimo. Comunque 5 e mezzo mi sembra brutto come voto, gli do un 6, sei più no, gli do un 6. Scitum, gli do, penso di dargli comunque un 6 e mezzo, perché comunque è stato l'autore del gol, è l'unico giocatore che ci dà qualità. Mi spiace ora vederlo basso. Voi direte, vabbè, anche l'anno scorso ho giocato basso. Sì, ma davanti avevamo altri giocatori di qualità, Sunas, Van de Putte. Quindi, ritorna lì. Non voglio mai fare paragoni con l'anno scorso, però vediamo quello che stiamo riscontrando quest'anno. È uscito ora la doppia fase, poi si ritrova che non può fare tutto. Addirittura deve fare gol. Quindi, per lui 6 e mezzo. Do il solito voto a Antonini e Scognamiglio, non li ho visto fare grossi errori, non li ho visto ammunizioni, non li ho visto fare cose strane, quindi gli lascio comunque un 6. E Bonini si è beccato ammunizione, non spinge, però io lo giustifico, perché non è un terzino di spinta, è un difensore centrale adattato al terzino. Posso dargli 5 e mezzo? Posso dargli 6 meno? Gli do 6 meno, perché è stato anche ammonito e poi è stato tolto. E niente, questo qua è il voto. Petriccione e Pompetti, gli devo dare entrambi 5 e mezzo. Petriccione addirittura si vede che non è nemmeno in gran forma, perché 2 o 3 palloni l'ha sbagliato lui stesso, con dei lanci che dovrebbero essere il suo pane. Li ha addirittura sbagliati, si vede che lotta anche contro una situazione un po' contro se stesso, contro quello che non sta bene con questo modulo, e questo è il risultato. Solito discorso anche per
Per Pompetti vedo che dà comunque l'anima, però l'anno scorso vedevo molta più qualità. Custupias, come viene chiamato, ora in dialetto calabrese Cuzzupa, mi sembra veramente una presa per il culo. Io lo chiamo Custupias. Vediamo un po', magari mi sbaglio, vabbè. Al di là di questo, è in un ruolo in cui, già beh, è un centrocampista offensivo, lo sappiamo. Gli lascio comunque un 6 meno, perché deve fare il ruolo di trequartista, è un ruolo che comunque è difficile. A me non mi è dispiaciuto, però poi quando viene a mancare diventa un problema, non è un vice gemmello. Si ritorna lì, questo schema di gioco è un po' difficile. Io vedrei tutti bene in un 4-3-3, fate voi. Comunque, 6 meno. D'Alessandro, bene nell'azione del gol, però poi sì, vedo la sua esperienza, vedo tutto. Anche lì gli do un 6 meno. Perché poi, non lo so, oltre all'azione del gol non ho visto fare altro, che ha viziato il gol, non è stato un vero e proprio assist. Quindi questo qua è quanto. Biasci, ragazzi, Biasci sarebbe da dargli zero, ma non per colpa sua, ripeto questa cosa fino alla morte. Non ce l'ho con lui fino alla morte. È un giocatore che non è da 4-2-3-1, cioè semplicemente è questo. Lui è una seconda punta che spalleggia, vedo molto bene un 4-4-2, ma con accanto un giocatore di qualità che attualmente non abbiamo. L'unico può essere D'Alessandro, però non avere anche un Pittarello accanto per lui è molto difficile, perché poi dopo 3 anni che giochi con Gemmello, con la qualità che ha Gemmello, ti ritrovi a dover fare tu Gemmello la situazione in cui devi aspettarti che Pittarello prenda palla e tu gli dai l'appoggio. È una cosa semplice, però magari lui attualmente non si trova bene. Comunque, gli lascio un voto 5, tanto per. Ma non è un voto di bocciatura, ma è un voto perché non posso dare 0. Pittarello, è il solito discorso, gioca da solo. Gioca solo, si aspetta un appoggio, si aspetta. Cioè, mette tanto di impegno. Grinta, volontà, lo si vede. Però finisce lì la cosa. E poi lo vedo lontano dalle azioni di palla inattiva. Cioè, non lo vedo mai presente, un colpo di testa. Non è ancora riuscito a fare un gol. E questo mi preoccupa. Questo mi preoccupa, ragazzi. Gli do un 6 meno, perché 5 e mezzo è troppo poco. 6 solo perché fa quello che sa fare. Mi sembra un po' troppo. Non lo so. Pontisso ha fatto comunque l'assist, ma nell'idea di gioco in cui era entrato da dopo l'infortunio, sinceramente male. Gli lascio un 5,5 per quanto mi riguarda. E sono entrati poi Brighenti e Sec l'ho visto che comunque era entrato un po' pimpante, non ha fatto la giocata che, anche se ha fatto quell'assist a Pittarello, che poi, ripeto, non è stato dato rigore. Ho letto alcune notizie, mi sembra che, ora non mi ricordo più, Rocchi, disegnatore dell'arbitri, non è piaciuta la giornata in generale sia di A che di B. Invece Calvarese, un altro ex arbitro, secondo lui non è a rigore su Pittarello, quindi un po' di idee un po' confusionarie fra tutti, anche fra arbitri stessi designati ex arbitri, quindi è un po' un problema in generale. La Mantia è entrato, gli do 6,5. Comunque si è fatto trovare pronto davvero attaccante. Colpo di testa, deviata o non deviata, l'ha colpito lui. Gol per lui 6,5. Bravissimo la Mantia. Sono parecchi video che lo sto nominando, fateci caso. Compagnon, sapevamo che veniva in una situazione in cui ha saltato due allenamenti, due sedute allenamenti, quindi non era in condizione. E non ho capito perché è entrato. Vabbè, al di là di questo. Caserta, mister Caserta, si fa mea culpa da solo. Io gli devo dare 5, gli devo dare 4 e mezzo. Datevi voi un voto, guarda, lo lascio a voi il voto. Non so cosa dargli, sinceramente, perché
se neanche lui sa cosa succede, è un problema. Un tempo buttato, quello del secondo tempo. Bravi che ha detto abbiamo vinta di cuore. Non lo so. Questo è quanto, ragazzi. Voto 10, 11, come il vecchio numero di palanca, la tifoseria. La Massimo Capraro è un simbolo per noi tutti. Like, condivisione, commentate, vi dite, iscrivetevi al canale e non mi ricordo più. Ciao ragazzi.